Non so poi affatto compatirti né perdonarti quel tuo modo di tralasciare con facilità la comunione, nonché la santa meditazione. Ricordati, figlia mia, che non si perviene a salute se non per la preghiera, che non si vince la battaglia se non per la preghiera. A te dunque la scelta. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ancora una volta un pensiero di Padre Pio che ci accompagna nell'arco di questa giornata. Un pensiero che Padre Pio rivolge a una figlia spirituale, la quale cadeva in questo peccato, in questo difetto, cioè di scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e quindi di tralasciare la preghiera e la comunione. Ovviamente Padre Pio la esortava a partecipare quotidianamente alla Santa Messa, ma questa figlia spirituale, per qualche motivo suo personale, facilmente tralasciava la comunione, non si accostava alla comunione e poi tralasciava anche la preghiera, magari per le difficoltà sorte a causa della aridità o della dissipazione un po' interiore. Ecco, questa esortazione di Padre Pio è importante per noi. La costanza è una virtù fondamentale nella vita spirituale. Se non siamo perseveranti, costanti, non possiamo raggiungere, ecco, dei traguardi. Ecco, alla minima difficoltà possiamo abbandonare la lotta, la fatica. Ecco, il Padre Pio ci esorta ad essere coraggiosi, a confidare nella grazia di Dio, ma a mettere tutta la buona volontà per non venir meno. Una importanza particolare credo abbia per chi ha la possibilità e la grazia di partecipare quotidianamente all'Eucarestia, di non tralasciare la comunione. Non di rado capita di trovare persone che dicono io partecipo alla messa, ma magari, ecco, talvolta non faccio la comunione, perché non mi sento degno, perché mi sento arido, perché non provo nulla, perché mi sembra di prendere in giro il Signore. Molte volte noi ascoltiamo queste confidenze. Padre Pio ritiene che questo sia un errore, perché accostarsi alla comunione è importante, perché il nutrimento e la forza sono le vitamine per la nostra vita spirituale, a meno che non siamo ovviamente in peccato mortale, in peccato grave, il che richiede prima ovviamente di confessarci. Per il resto noi non dobbiamo trascurare di accostarci alla comunione. Gesù è il medico divino che può venir meno, può venire incontro alla nostra povertà, alla nostra miseria, alla nostra debolezza. È la medicina per la nostra debolezza, per la nostra fragilità, per la nostra incostanza, per il nostro nulla, e la forza per la nostra debolezza. E quindi non dobbiamo privarci di questa grazia che il Signore quotidianamente, o perlomeno nel giorno di domenica, Pasqua della settimana, il Signore ci elargisce. È importante non tralasciare la comunione, a meno, ripeto, che non abbiamo perso la grazia di Dio. E poi l'esercizio della santa orazione, meditazione, preghiera. Non dobbiamo, ecco, scoraggiarci di fronte a difficoltà che tutti incontriamo. Se noi vediamo la vita anche dei santi, anche dei grandi mistici, non sono stati risparmiati dall'aridità, da periodi di difficoltà, però hanno perseverato, hanno continuato a pregare, nonostante non sentissero nulla, non provassero consolazione, conforto, hanno continuato a pregare e questa loro costanza è stata premiata dal Signore. Dobbiamo fare noi altrettanto per sapere che siamo sulla scia e alla scuola di questo grande maestro di vita spirituale che è il nostro caro Padre Pio da Pietrelcina. Pace e bene a tutti.